facciamo entrare Simo e Roby. Secondo me si sta perdendo un po' tutto ormai. È vero, io per esempio apprezzo quei paesi che malgrado la modernità, no? Riescono ancora a apprezzare le tradizioni, i rituali. Oh, bravo, non dirlo a me, guarda, ieri sera sono andato al ristorante giapponese, spettacolo. Tipo? Buonasera, buonasera. Scusi, porta mica una forchetta, grazie. Anche coltello! No, no, coltello no, grazie, no, no. Ma... Comunque, guarda, le tradizioni sono importanti e vanno rispettate. Assolutamente. Io, per esempio, no? Non sopporto quelli che vanno, per risparmiare, vanno al ristorante cinese e poi pretendono di mangiare italiano. Tipo? Scusi, cameriere, sono un po' di fretta. Mi porta uno spaghetto alla carbonara, grazie. Però... Carbonara? Grazie, sì. Carbonara? Riso cantonese? Riso cantonese? Cosa tu riso? Cantonese? O piatto che passa sull'olio? L'olio? Tu prendi piatto, metti tavolo, metti piatto. Scusi. Una carbonara, grazie, semplice, un po' di carbonara. Carbonara, che pollo alle mandorle, pollo alle mandorle, cinese, buttato, girato, buttato, spaghetti, spaghetti di soia, spaghetti bollito nell'acqua cinese. Allora, scusi, grazie, no, uno spaghetto alla carbonara, solo un po' di fretta, grazie, per favore. Carbonara, carbonara con gamboletti, gamboletti cinese, bollito nell'acqua cinese, o col bambù, con bambù che ci fanno sopra, che dice bambù, che bello, bambù, guarda tutti i bambù, niente, bambù. Allora... Si può avere una carbonara e porco cane! Carbonara più antipasto. È finito. Simo e Roby! Venite qua, venite qua. Allora, guardavo la nostra giuria mentre cercavi di ordinare qualcosa da mangiare, tu, e devo dire che Diego Battantuono se la rideva di gusto. Veramente faceva veramente ridere il pezzo, e non so cosa dire. Bene. Potrei dire che c'era dentro qualcosa, ma no, ma perché? Faceva ridere. Bravi. Alex Franz. Ma... D'accordo con quello che ha detto Diego, mi sono divertito, sono stati bravi e bello. Anch'io bravi. La penso anch'io, siete bravi, poi avete il vantaggio che siete molto visivi e quindi mi viene in mente che fareste ridere anche i bambini, quindi siete dato un bel pubblico, quindi bravi. Bene. Siete divertenti. Mi fate ridere proprio tanto, cioè riesco proprio a... Impazzita. Io impazzisco per voi. Pensavo gli fosse arrivato un SMS, invece eravate voi. Chiudiamo con Paolo Ruffini. Grazie. Buonasera ragazzi. Buonasera. Sapete cosa si evince anche da questa carrellata di commenti? Che è proprio difficile non volervi bene. Quindi complimenti e grazie soprattutto. Grazie mille. Allora... Chiederei ai nostri giudici di dire se si meritano di andare alle votazioni o meno. Diego Battantuono. Sì. Ale Franz. Sì. Tutti sì. 4-6. Sì. Complimenti. Sì. A dopo. A dopo. Andiamo avanti perché...